a tutti amici, benvenuti in questa review. Oggi guardiamo il Pioneer Blu-ray masterizzatore. Mi sono un po' rotto di fare il backup su DVD, ho deciso di comprare un Blu-ray, anche perché c'è un video in HD che devo fare per lavoro e lo voglio registrare su un Blu-ray video e vedere un po' come va. L'ho preso questo su Amazon.com per una modica cifra di circa $110. Ho visto su Amazon.it costa un po' di più. Comunque metterò il link nella descrizione se ci volete guardare. Ce ne sono alcuni modelli un po' più economici, però mi piaceva questo che sembra un po' in stile Mac. Questa è la scatola da dietro, include un softwareino Toast Lite. Poi abbiamo preso anche questo pacco da 25 GB. Ogni CD sono 25 giga, questo pacchetto costa $20. Il masterizzatore può registrare registrare CD fino a 128 GB, però i CD vuoti da 100 GB costano un casino. Un pacco come questo da 100 GB costa più di $400 e chissà, su Amazon.it costerà un casinissimo. Ok, questo è il contenuto. Il Blu-ray ha questa copertura che sembra di alluminio, in realtà è solo plastica, però comunque si abbina bene al mio Mac. E ha una connessione USB 3 e dall'altra parte USB normale. Il mio Mac ha USB-C, quindi dovremmo utilizzare un adattatore come questo. C'è da dire che non ho tentato di comprarne uno che avesse USB-C, perché spesso viene utilizzato questo qua da altre persone che non hanno ancora i Macintosh nuovi, quindi andava bene USB. Ci useremo l'adattatore. Abbiamo il softwareino, adesso installiamolo e vediamo una prova. Ok, siamo pronti per la prima masterizzata. Abbiamo un archivio di file che sono 23.18 GB. Lì mettiamo tutti in Toast. Abbiamo questo Toast Titanium, selezioniamo qui Blu-ray. Ci abbiamo anche la versione Blu-ray DL che può registrare fino a 50 GB, Blu-ray X fino a 100 e Blu-ray 128, ma non abbiamo i CD, quindi per noi Blu-ray. Ok, inseriamo un CD. Ok, ci abbiamo dato un nome, backup agosto 2017, siamo pronti per masterizzare. Adesso sono le 9.38, vediamo quanto ci mette. Minuti, ok, lo lasciamo lì. Speriamo che durante il mio lavoro non vada a infastidirlo più di tanto. Ci vediamo dopo. Ok, primo tentativo fallito, forse non andava bene l'attacco dell'adattatore USB-C, adesso l'ho attaccato al hub, vediamo, rifacciamo, ho già buttato via un CD. Mamma mia. Sono 12.40. Adesso lascio anche il computer per 45 minuti senza fare niente. Ok, dopo 45 minuti ha fatto, adesso devo fare la verifica. Ok, ce l'abbiamo fatta, completato. La verifica è stata più breve della scrittura, fortunatamente. Adesso vediamo il nostro CD, vediamo un cosa a caso. Bellissimo sito web. Ok, allora la masterizzazione si è conclusa con successo, ha registrato quasi tutto il CD come possiamo vedere qui, a differenza di quello che non è riuscito, che era così. Va bene, questo è quanto, se vi è piaciuto nella descrizione il link su Amazon. Ciao!